professore, buonasera. Alessandro, ciao. Ben trovato. Perché studiare oggi filosofia cinese? Per varie ragioni, io credo. Una è che c'è un modo di vedere la realtà che si è evoluto nel tempo su una via marcatamente differente da quella del pensiero europeo. E ci sono cose che possiamo riprendere, recuperare, ci può aiutare a integrare dimensioni della realtà che abbiamo tralasciato nella nostra storia culturale. Per un altro verso, il mondo va unificandosi. La Cina si sta avvicinando al pensiero occidentale in molti modi e ci può aiutare a studiare il percorso della cultura e della filosofia cinese, ci può aiutare anche a capire aspetti del mondo cinese contemporaneo, attuale. Quali sono i nuclei fondativi del pensiero taoista? Il nucleo fondativo, forse più radicale, è un profondo rapporto con la natura, una fiducia nella natura, nei processi essenziali delle cose. E il prevalere di questa fiducia sui processi naturali nei confronti dell'elaborazione mentale. I taoisti non hanno una alta stima dell'elaborazione razionale. Non ritengono che il discorso possa abbracciare la realtà ultima delle cose. La realtà ultima delle cose può essere sperimentata, non può essere detta. Questo forse è il nocciolo del discorso taoista. Ci sono nella filosofia cinese e nelle implicazioni filosofiche della fisica quantistica dei parallelismi? E se sì, quali? Sì, io credo di sì. Nella fisica quantistica la natura ultima della realtà è processo e interazione. Viene a cadere l'idea dell'oggetto, della cosa, come un qualche cosa di esistente in sé e diventa solo una manifestazione del innumerevoli interazioni elementari che avvengono. L'universo è essenzialmente uno, è pervaso dai campi interagenti. La realtà che siamo abituati a vedere sotto forma di dati oggettivi, esistenze in sé, non è la realtà ultima delle cose che la fisica ci descrive e non è nemmeno la realtà ultima delle cose che il taoismo o la filosofia cinese contempla, che è molto più focalizzata sulla percezione globale, la realtà organica delle cose. Considerando l'enorme semplificazione del termine filosofia orientale, insegnare per esempio nei licei e nelle scuole superiori la filosofia orientale, secondo lei sarebbe utile e auspicabile? E se sì, perché? Io credo che sarebbe utile. Senz'altro
sarebbe utile far percepire ai ragazzi il fatto che non esiste un unico modo di rappresentare la realtà. Nella nostra cultura la rappresentazione scientifica moderna è data per scontata come la nuova cosmologia, la nuova visione della realtà. Se anche solo riuscissimo a comunicare l'idea che questa è una rappresentazione efficace, potente, che ci permette di fare cose straordinarie sul piano tecnologico, ma non è la realtà, non è l'unica rappresentazione della realtà, neppure. E questo sarebbe molto utile se riuscisse a passare. È difficile trovare una rappresentazione grafica delle teorie della fisica quantistica. Il pensiero orientale, in questo caso, potrebbe aiutarci, potrebbe venirci in aiuto in qualche modo, se ci sono, oppure ci potrebbero essere alcuni aspetti, oppure alcune immagini della tradizione indiana-cinese che potrebbero essere d'aiuto in questo senso. Le analogie sono potenti in senso metaforico. Non credo che ci possa essere d'aiuto nel senso del fornirci dei modelli. Forse anzi l'aiuto consiste nell'aiutarci a relativizzare l'idea di modello. La realtà, la fisica quantistica ci porta verso una realtà non modellizzabile. In questo senso il Dao di cui si può parlare, che non è il Dao, ci può forse aiutare ad accettare e a concepire questa non modellizzabilità del reale. A livello metaforico ci sono risonanze suggestive. Molte sono state segnalate già dal libro di Capra, Il Tao della Fisica, già di parecchi anni fa. Per esempio, la natura fertile del vuoto nella fisica quantistica, che trova risonanze nell'induismo, nel buddismo, nel taoismo anche. Per esempio la metafora della rete di Indra. Stupenda metafora che si associa strettamente a quest'idea dell'uno e del molteplice, della indivisibilità dell'uno e del molteplice. La rete è essenzialmente una. Se vogliamo leggerla come rete della coscienza, è la coscienza del tutto, però questa coscienza del tutto si sperimenta in ciascuna goccia di rugiada della rete, in questa forma localizzata e individuata. Il termine dell'entanglement in questo senso rende, come dire, la non separabilità. Sì. Per esempio so che al CERN di Ginevra c'è una statua di Shiva danzante, come sempre, come simbolo che unisce realtà molto lontane, sì, quella scientifica e quella mitologica magari indiana. Quando usa il termine sincronicità, che cosa le viene in mente? Mi viene in mente
alcuni episodi, alcuni momenti, è in qualche modo l'aspetto sorprendente, in qualche modo il lampo di momentanea illuminazione che queste esperienze comportano. È come essere sbalzati da un ordine di realtà a un altro e scoprire qualche cosa attraverso questo essere sbalzati in un altro ordine di realtà.